Ricordiamo questi momenti, diciamo, storici con due docenti di storia, un professore Nicoletti e un professore Ceschin, che sono entrambi dell'Istituto dell'Istresco, che è un istituto di storia della resistenza e di storia contemporanea, per illustrarci e per ricordare insieme quello che è successo il 27 gennaio del 1945. Ecco, la storia parte da lontano, non ve la sto a dire, i protocolli di saggi di Sion, se guardate nei siti neofascisti, neonazisti, sono ancora presi come, come dire, documenti che attestano questo grande progetto degli ebrei di prendere il potere nel mondo. Prima di arrivare alle leggi razziali, naturalmente c'è tutto questo materiale che non stiamo adesso a dire. Cui non stiamo a dire, ma insomma, che costituisce una base e un fondamento importante. Via. Ecco, si comincia anche con cose apparentemente innocue. Nella stampa fascista, anche per i bambini, i ragazzi, eccetera, si ride di che cosa? Magari non è subito l'ebreo. Tutti gli stati colonizzatori hanno il problema di gestire le colonie, di gestire le popolazioni indigene. Il principale problema è evitare le commistioni, produrre un meticciato. Quindi già negli anni 20 c'è una legislazione che va a regolamentare, soprattutto a porre tutta una serie di divieti su questo campo, eccetera. Ovvio che c'è una carica razzista anche in queste immagini. Quindi se ne comincia, come dire, a parlare sotto vari punti di vista, le battute, le barzellette sui giornali che prendono in giro l'ebreo, che costruiscono o che riprendono naturalmente le modalità con cui viene rappresentato l'ebreo, come diciamo, l'aspetto, l'attaccamento al denaro, eccetera. Un quaderno di scuola elementare, no? Come viene rappresentato, come dire, l'Africa, il nero, eccetera, eccetera, ecco, come viene rappresentato come qualche cosa che sta qualche scalino più in basso rispetto al bianco. Non è una novità, non è una cosa nuova, poi, come dire, viene anche giustificata in qualche misura scientificamente, lo vedremo. Andiamo avanti. Ecco, prima delle leggi razziali, siamo a febbraio del 38, no? Il giornale, dicevo, è il Veneto, in realtà un giornale che gira nella provincia di Padova, uno dei tanti ovviamente. Voi sapete che ci sono delle diversità ovviamente tra i vari giornali che venivano pubblicati in Italia, ma c'è una regia unica che è data appunto dal Ministero della Cultura Popolare, che governa, diciamo così, le informazioni, che decide cosa pubblicare, cosa non pubblicare, dove mettere, in quale parte del giornale, eccetera. Quindi queste cose che vedremo relativamente al Veneto non se le sono inventate la redazione del Veneto, fanno parte di questa grande regia. Si comincia a parlare, naturalmente non è la prima volta, della situazione degli ebrei in Italia. In Italia ci sono tra i 50 e i 60 mila ebrei, concentrati in alcune città, soprattutto a Roma, a Ferrara, a Torino, eccetera. Sono perfettamente integrati nella società italiana, gli ebrei romani parlano romanesco, anzi molti ebrei sono fascisti, sono nelle strutture del regime fascista, quindi non c'è un antifascismo ebraico, anzi, come si vorrà magari attestare dopo. In provincia di Treviso nel 38, se non vado errato, ci sono 12 ebrei, quindi il problema ebraico è una grande bagianata, ovviamente, non è che c'era un problema di milioni di ebrei come poteva esserci, non so, in Polonia, in Ucraina e così via. Andiamo avanti. Come diceva anche nella testimonianza Moni Ovadia, c'è una scienza razzista. Qui ci sono degli antecedenti importanti, è il positivismo, è la teoria darwiniana che viene utilizzata in un certo senso, per cui a partire dal fine 800 e poi nel 900 c'è una pretesa, insomma, scienza che stabilisce appunto che le razze umane esistono, e queste razze naturalmente hanno caratteristiche diverse, capacità diverse, abilità diverse, eccetera. È ovvio che chi sta in cima, come dire, alla classifica sono i bianchi, poi naturalmente ogni gruppo etnico, eccetera, stabilisce la sua personale classifica da questo punto di vista.
Non si tratta di personaggi qualunque, appunto questa scienza fascista è fatta da gente che sta all'università, non sono poveracci, come dire, professori di scuola media, per capirci, sono docenti importanti della, diciamo così, del mondo universitario italiano. Andiamo avanti. Ecco, vi lascio, andiamo avanti ancora, c'è una distinzione tra il concetto biologico tipicamente tedesco e quello culturale, ma andiamo avanti. Ecco, siamo ad agosto e Mussolini dice sappiate che anche nella questione della razza noi tireremo dritto. Dire che il fascismo ha imitato qualcuno o qualcosa è semplicemente assurdo. Il fascismo vuol comunicare il fatto che non ha copiato i tedeschi. Questo è il razzismo fascista, è un'altra cosa. La razza italiana, anche se naturalmente si creano, si inventano delle storie razziali per cui anche gli italiani sono ariani, di un particolare tipo, eccetera. Ma insomma, il fascismo non vuol sentir dire, appunto, che noi siamo nati dietro i tedeschi. No? Una delle cose che dice la voce popolare, va detto anche Mussolini, scusate il lapsus, Berlusconi poche ore fa, appunto, che tutto sommato Mussolini ha fatto tante belle, ha sbagliato solo questa cosa qui, no? L'unico sbaglio che ha fatto. No? In realtà non è uno sbaglio, ma si inserisce organicamente in una politica dove ci sono anche le leggi razziali e molte altre cose. Andiamo avanti. Ecco, veniva citata anche prima, nel 1938 parte una rivista quindicinale, durerà fino al 1943 se non sbaglio, intitolata La difesa della razza. Ecco, all'interno articoli pseudoscientifici, appunto, che battono soprattutto su alcuni temi. Quello principale è anche quello rappresentato molte volte nelle copertine, e cioè a mettere insieme bianchi e neri, bianchi e asiatici, vengono fuori mostri. Questa è l'idea. Oppure ecco qui un simbolo della classicità macchiato da qualche cosa, ovvero da queste commistioni razziali. Questo è il primo numero della rivista, ecco, poi questo diventerà anche il logo, con questa daga che taglia, che separa l'ariano dal semita e dall'africano. No? Quindi l'idea della separazione, ognuno a casa propria, no? Questo è uno slogan che si sente, che è stato utilizzato anche in tempi più vicini. Andiamo, questa rivista si va pure avanti. Questa rivista è diretta da Telesio Interlandi, che era stato direttore del Tever, un giornale ufficioso del regime, a cui poi spesso si riferivano tutti gli altri giornali. Tra l'altro scrive questo contra Giureos, che insomma nel titolo è abbastanza evidente. Ah, a far da segretario di questa rivista, della difesa della razza, è un tale che si chiamava Giorgio Almirante. Poi, come dire, sdoganato in altri tempi. Possiamo andare avanti, insomma, il manifesto della razza l'abbiamo sentito, vai avanti ancora. Questo è il manifesto, andiamo avanti. Ne ha letto qualche passaggio albanese prima, andiamo avanti. Ecco, parole. Come si costruisce un qualche cosa che poi viene a essere introiettato dalle persone, dalla gente, eccetera, soprattutto attraverso parole e concetti, eccetera. Ad esempio una parola è contagio, no? Le razze diverse ci contagiano, bisogna tenerle separate, appunto come evidenziava quella daga che tagliava, che separava appunto l'ariano dal non ariano. La parola contagio ci riporta a un linguaggio di tipo medico, sanitario, scientifico anche, no? Quindi si crea l'idea che se quasi io tocco, come dire, questo diverso, l'ebreo, l'altro da me, insomma, in qualche misura me ne viene una sorta di malattia, no?
Come diceva prima Monio Badia, l'Italia fascista ha prodotto una serie di leggi, non è solo il 38, c'è, diciamo così, la norma principale, ma poi si continua a legiferare praticamente fino alla fine, fino al 1945, aggiungendo norme, leggi, decreti che vanno a regolamentare in maniera parossistica, diciamo, tutte le faccende più particolari, insomma, riguardanti la presenza degli ebrei in Italia. Andiamo avanti. Altro tema: durante il fascismo si parla tanto di bonifiche, non ci sono solo le bonifiche dell'agro continuo e così via, ci si tratta anche di bonificare la razza, la salute della stirpe, no? Quindi c'è una salute di tipo biologico, razziale da preservare, appunto, contagio, preservare, bonificare, eccetera. Andiamo avanti. Sarebbe interessante leggere degli articoli, ma ovviamente non c'è molto tempo. Bisogna riconoscere gli ebrei, no? Conoscere gli ebrei. Come faccio a riconoscere un ebreo? Non è che sono proprio così, almeno in Italia non sono così, sono la gente vestita come gli italiani e così via, no? E quindi diventa importante avere dei parametri di vario tipo, insomma, per riconoscerlo, no? Ecco, dice qua questo pezzetto questa citazione: non essendo stato ancora impostato su principi rigorosamente biologici, il problema della razza italiana, l'antisemitismo poteva sembrare o un'ingiustizia o una crudeltà, o un vezzo polemico, in ogni caso un'inutile presa di posizione. E cioè questi dicono, è la scienza che me lo dica, cioè che sono così, che sono diversi, non è che siamo cattivi in sostanza, è quel che salta fuori dai laboratori, appunto, dalle ricerche di questi scienziati. E diciamo, viene sparata agli italiani questa pretesa oggettività, l'ha detto la scienza, l'ha detto lo scienziato, dunque deve essere così, è così. No. Andiamo avanti. I tedeschi sono contenti di noi, andiamo avanti, elogi da parte dei tedeschi per la nostra politica razziale. Possiamo andare avanti. Si studia la razza, no? Le sezioni politiche coloniali e scientifiche degli uffici culturali del GUF, diciamo così, l'associazionismo degli universitari, no, fascisti, dedicheranno particolarmente la loro attività allo studio del problema della razza. È sempre il problema della razza, no? Quindi è un problema, no? E lo si deve risolvere, ovviamente poi sappiamo come verrà risolto, anche in vista dei editoriali, eccetera, eccetera. Diventa quindi un tema per gli universitari, ma vedremo che diventerà anche questione scolastica anche per gli studenti della scuola elementare. Stranieri di razza ebraica che soggiornano in Italia, via, quelli che sono arrivati dopo il 19, no? Devono lasciare il paese entro 6 mesi. In realtà poi tutta la cosa verrà gestita molto all'italiana, diciamo così, per cui troveremo questi ebrei che sono arrivati in Italia anche dopo il 19 dalle nostre parti. Comunque si comincia con la pulizia, mandiamoli via. Andiamo avanti. Inizia la fase concreta, non stiamo là a discutere di quel che è la fase concreta perché sappiamo come è andata a finire. Abbiamo teorizzato, adesso cominciamo a prendere delle decisioni concrete. Andiamo avanti. Gli ebrei è uno dei, come dire, degli aspetti più così raccapriccianti della cosa, i bambini ebrei cacciati, esclusi dalla scuola italiana. Ecco, immaginate, appunto, si fa un titolo a 9 colonne di tutti i giornali italiani di quella giornata, probabilmente, magari con qualche variante da un punto di vista grafico, eccetera. Quindi come dire, siamo contenti che abbiamo cacciato via i bambini che evidentemente sono ritenuti pericolosissimi per la razza ariana. Andiamo avanti, cioè, si pongono il problema, ecco, allora, e i professori ebrei universitari che devono fare i prossimi esami, non è che saranno indotti a vendicarsi degli alunni fascisti e cattolici negli esami, si pongono anche questi problemi qua. Gli ebrei sono dappertutto, naturalmente. Avanti. Ecco. Qualche ebreo tenta di salvarsi convertendosi, ovviamente.
disposizioni dei vescovi contro queste conversioni che possono nascondere, ma noi sappiamo che non era quello il modo per salvarsi, perché non è che diventando, come dire, facendosi battezzare si diventava, ci si salvava. Non è una questione religiosa, è una questione appunto di razza, biologica. Andiamo avanti. C'è anche l'autarchia della razza, alla fine, il carattere autarchico della nostra razza. Che pensare al carattere autarchico degli italiani diventa un po' difficile, basta scorrere i libri, i manuali di storia e sovrapposizioni etniche a partire dall'antichità fino a moltissimi anni fa, insomma, ne troviamo un po' tante. Naturalmente, come rispondono gli scienziati o gli storici fascisti? Beh sì, è vero che sono arrivati questi, gli arabi, gli slavi, eccetera, ma in fondo non hanno modificato, diciamo così, il carattere profondo della razza italiana. Andiamo avanti. Allora, scuola, naturalmente quello della scuola è un capitolo importante. Molti insegnanti, come dire, si danno da fare per aiutare il regime in questa operazione. Andiamo avanti. Ecco qua. Autarchia e razza in rapporto all'insegnamento. Convegno magistrale ad Abano Terme. Ma immagino se ne siano fatti in giro per l'Italia. Ovviamente quando arriva la riforma si prendono gli insegnanti e si fa l'aggiornamento sulla riforma. Questa è la riforma del tempo, per cui, vediamo se becco, la maestra sarà Maristella, di Albigliaggio, essa di voi, dunque, come tutte le forze culturali, ha illustrato, l'ho tagliato male questo, ecco, l'ho tagliato che non si legge, insomma, sta maestra in questo convegno naturalmente dimostra quanto si possa fare in questo ambito, cosa si possa fare nell'ambito dell'insegnamento per sostenere ovviamente questa prospettiva di autarchia e di bonifica razziale. Andiamo avanti. Questo invece è un insegnante dell'Istituto Tecnico Ricatti di Treviso. Ogni insegnante deve fare delle programmazioni, qualche volta le fa bene, qualche volta le fa così, ci sono stati casi di insegnanti che hanno ripetuto, copiato la stessa programmazione, il professor Bazzo è più bravo. E scrive appunto che durante tutto l'anno scolastico coglierà ogni occasione per parlare ai miei allievi sulla difesa della razza, quindi tutto l'anno con la difesa della razza. E in che cosa consista questa lotta voluta e portata così a fondo dal governo fascista? In special modo lo svolgimento del programma di storia del corrente anno scolastico mi offre opportunità di mettere in chiara evidenza la diversità tra la razza semitica ed ariana nei loro caratteri spirituali e somatici. Insomma, è uno che si dà da fare. E quindi evidentemente durante l'anno scolastico ci ha dato dentro sulla difesa della razza. Avanti. Ecco, libro scolastico, i manuali scolastici sono uguali dappertutto in Italia, salvo quello per la variante per le scuole diciamo di città e la variante per i borghi rurali, ma fondamentalmente libro di testo appunto unico. Ad esempio in questo libro di testo di storia si parla degli ebrei, ma fra i nuovi conquistatori si sono mescolati. Provvisoriamente la razza giudaica disseminata lungo le rive del Golfo Persico e sulle coste d'Arabia, dispersa poi lontano dalla patria d'origine quasi per maledizione di Dio. Sono stati cacciati perché Dio, chissà quale Dio è loro, il nostro, eccetera, li ha cacciati. E astutamente infiltratisi nella patria degli ariani, sono venuti qua astutamente. Quindi c'è già, ben prima dei protocolli di Savi di Sion, come dire, un progetto di presa del potere da parte degli ebrei. E si aveva inoculato nei popoli nordici, e qui noi siamo evidentemente accomunati ai popoli nordici, uno spirito nuovo fatto di mercantilismo, di sete di guadagno, uno spirito che mirava unicamente ad accaparrarsi le maggiori ricchezze della terra. No, questo studiano gli studenti appunto delle scuole elementari. Allora. Allora, cattolici e razzismo, queste sono una pagina della Vita del Popolo, quindi il giornale della diocesi. La Chiesa cattolica, come dire, ha atteggiamenti non sempre leggibili in maniera univoca. Ovviamente il razzismo colpisce, soprattutto quello tedesco,
colpisce molto la Chiesa Cattolica, perché se la Chiesa Cattolica vuole essere ecumenica, universale, non può fare distinzioni di questo tipo. Quindi, ad esempio, in questo caso, La vita del popolo, scrive in Germania, la teoria tedesca della razza ha condotto a un completo capovolgimento di cose. Basta pensare alla lotta aspettata agli ebrei, insomma, c'è una posizione critica. Andiamo avanti. Siamo a luglio del 38, 7 agosto, quindi dopo le leggi razziali. La pagina della vita del popolo non dice niente sulle leggi razziali, ma non è quella che era stata stampata. C'è una versione che è stata requisita. Andiamo avanti. La versione requisita è questa: la dottrina della Chiesa contro gli eccessi del razzismo e del nazionalismo. Quindi la Chiesa, perlomeno la vita del popolo a Treviso, aveva preso una posizione critica abbastanza evidente, insomma, sulle leggi razziali. Però questo numero venne sequestrato e se ne fece un altro, venne sostituita la prima pagina, una pagina che niente diceva delle leggi razziali. Andiamo avanti. Naturalmente c'è sempre, come dire, bisogno di porre le origini molto lontane, per cui ci si inventa che Mussolini fosse già razzista nel 19, no? Andiamo pure avanti. Ecco, il razzismo italiano data dall'anno 1919, che è titolo di merito. Siamo arrivati prima di Hitler, del Mein Kampf, eccetera. Andiamo avanti. Ancora i temi di studio, naturalmente si batte e si ribatte sulle questioni di cui abbiamo visto. Andiamo pure avanti. Gli giudei, gli ebrei sono antifascisti. In realtà non era vero niente, insomma, ci sarà stato qualche antifascista, ma insomma probabilmente in percentuale normale rispetto all'antifascismo anche non ebraico. Andiamo avanti. Ecco, altro tema di cui si, ad esempio, come si giustifica, molti spiegano l'azione della Germania hitleriana contro gli ebrei, perché c'era bisogno di prendere soldi, insomma, di trovare l'oro. Ovviamente c'erano anche famiglie ricche degli ebrei, ma non erano mica tutti ricchi, e c'è chi ha dimostrato che in realtà tutta la grande macchina messa in piedi per prendere questi ebrei, portarli da qualche parte, poi sterminarli, costava molto di più di quanto rendesse. Anche il lavoro, sono gli stessi gerarchi nazisti che dicono: guarda, che non ha nessun senso far lavorare fino allo sfinimento uno per due o tre mesi. Questo succedeva: uno entrava, se non era selezionato subito nei campi, lavorava per due o tre mesi, poi moriva mediamente. Non aveva nessun senso economico. E cioè l'operazione razzista tedesca, e anche quella italiana ovviamente, non ha cause economiche, però ovviamente si spara, si parla, si dice delle grandi ricchezze tedesche, quindi questa ricchezza degli ebrei proviene dalla ricchezza di tutto il nostro popolo, ci hanno rubato qualche cosa, quindi è giusto che glielo riprendiamo, no? Questi devono pagare le loro malefatte. È una cosa molto antica, nel senso che anche dalle nostre parti, tanto per parlare, come di dire, di razzismo che ci riguarda, anche riguarda i nostri progenitori, eccetera, attorno agli anni 40 e 500 c'è una comunità di ebrei ad Asolo. A un certo punto, grande complotto, azione, eccetera, i buoni villici del circondario danno l'assalto a questa comunità di ebrei di Asolo, erano circa la quarantina, 10 muoiono, vengono uccisi in questa strage, in questa sorta di pogrom che è avvenuto qui a pochi chilometri di distanza. Anche lì c'è un obiettivo, sono gli usurai ebrei. L'usuraio mi sta togliendo letteralmente il sangue, e quindi è giusto che lui paghi per questo sangue che ci sta spremendo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Qua c'è il tema della definizione di giudeo, anche cioè la legislazione si dà da fare per dire: ma chi è un giudeo? Perché non è mica, tutti i casi non sono semplici, mica tutti i quattro. I nonni sono ebrei, possono essere uno sì, uno no, uno cattolico, uno ebreo, eccetera, quindi tutta la classificazione. Andiamo avanti. L'immagine che avete visto anche quando girava la testimonianza di Monio Maglia,
come spiegare facilmente che cosa possono o non possono fare. Gli ebrei appunto non possono, come dire, fare molte cose, eccetera, non possono prestare servizio militare, non possono fare l'ufficio, non mi ricordo più, insomma, di impiegati dello Stato, non possono avere cariche all'interno delle grandi aziende e così via. Si conclude la cosa con l'espulsione degli ebrei stranieri. Non possono avere domestici ariani, no? C'è il caso abbastanza noto, insomma, dell'avvocato Lattes che aveva la villa a Paese, Israna, sì, e che aveva un suo autista che lo portava avanti dietro a Treviso, eccetera. Poi, macchina requisita, cosa si fa? Questo arriva in treno alla stazione, ma dalla stazione alla sua villa c'è un po' di strada, era anziano, eccetera, allora questo autista, ex autista, insomma, si ingegna e attacca un carrettino con una sedia dietro la bici e lui si mette a pedalare. Naturalmente denuncia agli organi fascisti, c'è un ariano che fa da servo al ricco ebreo e sta lì a pedalare, a portare in giro questo ricco ebreo, no? Quindi lui naturalmente gli fu più concesso che facesse questa operazione. Naturalmente, ecco, c'è questa, così, non c'è solo le grandi azioni di massacro, di distruzione, ci sono anche queste piccole cose che hanno probabilmente coinvolto gente comune che si è data da fare per cooperare in tutti questi mille casi di denunciare, di far sapere, di dire, eccetera. Andiamo avanti. Ed erano buoni italiani, ovviamente, non erano solo i fascisti quelli in camicia nera. Anche la pubblicità si orienta in questo senso, c'è la pubblicità, tanta pubblicità autarchica, in questo caso c'è anche una pubblicità che prende in carico, diciamo, questa prospettiva, un taglio netto alla rete tesa da coloro che attendono alla nostra integrità spirituale, siate razzisti, comprate una macchina da scrivere, ovviamente, pura sul piano razziale, la macchina Everest. Sì, guardarle oggi fa un po' sorridere, pure, ecco, mettete tutto questo bombardamento di cose che arrivano dalla scuola, che arrivano dalla pubblicità, che arrivano dalla propaganda e così via, e non tutti riescono, anzi, solo una minima parte, probabilmente, di persone riuscirono a salvarsi dal pregiudizio. Andiamo avanti? Sto finendo, sono stato quasi... Ecco, si fanno anche i giochini. Ecco, questo è, immaginate, ecco, questo è un foglio con quattro immagini, l'africano, l'inglese, il francese, il cinese, no? Sembra una barzelletta. Piega e salta fuori questa cosa qua, piega di nuovo e salta fuori così. Che cosa vuol dire? Dietro queste razze si nasconde l'ebreo, no? Gli ebrei sono dappertutto, appunto, no? E quindi anche coloro che sono insospettabili, apparentemente, insomma, più vicini a noi sul piano razziale, possono nascondere appunto questa figura che rappresenta appunto, tipicamente l'ebreo. Andiamo avanti. Ecco, poi durante la guerra gli ebrei non sanno cosa si userà come messaggio propagandistico. Arrivano gli afroamericani e che cosa vogliono fare? Ce ne sono tanti di immagini, cose di questo genere, vogliono naturalmente prendersi le donne bianche, ecco qua il tema del razzismo che ricorre non solo in Italia, ma pensate al sud dell'America, eccetera, degli Stati Uniti e così via. Andiamo avanti. Ecco, questo sul giornale, comunicato, e chiudiamo qua. A chiarimento di equivoci sorti in questi ultimi giorni, il titolare della ditta Spezia Video, rappresentante della Marelli, eccetera, eccetera, informa che egli appartiene alla pura razza ariana e di religione cattolica, apostolica, romana. Immagino chiacchiere, no? È un ebreo, si comporta da ebreo, assomiglia a un ebreo, e questo è costretto a pubblicare sul giornale, appunto sul Veneto, questa attestazione di purezza razziale. E con questo giriamo. Mi pare sia questa è l'ultima, diciamo così, a chiudere tutta questa sequenza. È stata una corsa, mi rendo conto, sono dei flash su tante questioni, ognuno di questi potrebbe diventare un momento così di approfondimento, di analisi, perché ogni articolo poi si porta dietro temi, questioni, parole, concetti, pregiudizi, eccetera. Ecco. L'intento mio era proprio quello di mostrare che cosa può succedere in un anno. E qui ho usato solo la stampa, essenzialmente la stampa e il giornale, ma immaginate la radio, immaginate la cartellonistica, ma immaginate i discorsi del Duce, non solo del Duce, e così via, i maestri.